Vi parlerò di uno strumento ormai perso, che però ha lasciato una scia di idee che è giunta fino a noi. Si dice che i matematici inventino i loro migliori prodotti in gioventù, e così si può dire anche di Giovanni Poleni, che a soli 25 anni inventò uno strumento un po' strano per l'epoca e dal titolo curioso, macchina aritmetica, che vedete qui. Ma non fu questo lo strumento che lo rese famoso. Nella raffigurazione, infatti, della statua che è presente a Prato della Valle e che fu realizzata da Antonio Canova, il marchese Giovanni Poleni appare come un uomo di scienza dell'antichità, quasi a unire la sua capacità di muoversi tra tradizione e innovazione, tra materie umanistiche e materie scientifiche. Da un lato tiene un libro che è il trattato di idraulica dei motu acque misto e dall'altro poggia la mano su una macchina per la dimostrazione delle forze vive. Entrambi questi oggetti diedero la fama grandissima a Poleni, tanto da procurargli anche l'appellativo di nuovo Archimede, ma sono in realtà un'icona di quella che fu la sua scienza, cioè l'utilità sociale della sua visione della scienza. Della macchina aritmetica invece non si ebbe più traccia, si è persa traccia, perché la distrusse intorno al 1727 e questo oggetto è scomparso anche da alcune biografie. L'interesse invece storico è ritornato su questa macchina negli anni 50 del Novecento, quando gli storici dell'informatica iniziarono a legare la recente storia del computer alla più antica storia del calcolo, passando dalle macchine calcolatrici, tra le quali quella di Poleni occupò un posto di tutto rispetto. Il mio intervento vuole essere un inizio di ricostruzione del contesto socio-economico del periodo in cui fu costruita questa macchina, per inquadrare e cercare i motivi reali che stanno dietro, diciamo, la distruzione della macchina. Il 1709 fu un anno prolifico per Poleni. Nacque infatti il suo primogenito, Giacomo, ma uscì anche il suo primo libretto, questa miscellanea, scritto in latino e che rappresentava praticamente una sorta di portfolio moderno, cioè conteneva le sue abilità e conoscenze teoriche, quasi una tesi a sostegno della sua candidatura a una cattedra universitaria. E l'anno successivo, infatti, la cattedra arrivò, fu nominato docente di astronomia e meteore all'Università di Padova. Inoltre fu eletto anche membro della Royal Society proprio per la fama che avevano raggiunto le sue esperienze filosofiche, cioè i suoi esperimenti fatti nella sua abitazione a Venezia. La macchina aritmetica viene descritta nella seconda parte di questo libretto in latino e Poleni fornisce una descrizione molto dettagliata e anche supportata da illustrazioni. La macchina eseguiva le quattro operazioni aritmetiche su numeri di al massimo tre cifre. Ma da dove veniva la capacità di Poleni di costruire macchine se la sua era stata una formazione umanistica di ambito giuridico classico? Il giovane marchese fu autodidatta in questo ambito di discipline scientifiche, iniziato dal padre, ma poi proseguito con la lettura di vari testi in biblioteca. Secondo la storica Luisa Pigatto, un testo molto importante fu questo di Deschalles, dove lui potrà trovare tutte le nozioni utili per le macchine elementari, diciamo come si chiamavano una volta, che potevano servire per costruire un automa.
e quindi trovò tutte le proprietà che gli servivano per costruire, diciamo, per innestare le ruote dentate a realizzare dei movimenti. Con queste nozioni cominciò a farsi, diciamo, un nome anche a livello europeo, che con l'amico Morgagni faceva delle esperienze pubbliche di divulgazione scientifica su barometri e su termometri. Il suo interesse quindi per la macchina di calcolo da dove viene? Viene dalla, diciamo, ispirazione, dal tentativo di emulare le macchine costruite da due eminenti studiosi, Pascal e Leibniz, di cui si parlava molto in Europa. Infatti Poleni era un attento lettore dell'attualità scientifica dell'epoca, nonostante la difficoltà di raggiungere queste pubblicazioni. Qui vediamo le pubblicazioni più note, il Journal de Savant, le Philosophical Transactions, il Giornale dei Letterati d'Italia, nei quali compaiono dei suoi articoli e che soprattutto sono molto importanti per ricostruire anche la macchina aritmetica, perché contenevano i dettagli sul funzionamento delle macchine che venivano premiate. Con l'aiuto del dizionario, di questo dizionario dell'industria Duchenne del 1800, ho ricostruito un breve tratto della linea del tempo delle macchine di calcolo, che dall'antichità, addirittura dall'abaco inventato dai cinesi e utilizzato dai cinesi, ci portano fino al 1727, quando la macchina di Poleni fu distrutta. Che cosa ci dice questa linea del tempo? Non starò a soffermarmi sulla tecnologia di queste macchine, che più o meno sono quasi tutte, diciamo, simili, ma sul fatto che, come ha sottolineato la storica Lorraine Dustin, c'è una concentrazione di produzione di queste macchine a partire dal 1600 fino al 1700, che hanno tutte in comune il fatto che sono delle ottime, delle geniali iniziative, delle ottime realizzazioni, però non raggiungono l'obiettivo finale, che è quello di facilitare i conti quotidiani. In realtà erano tutte in grado di fare, diciamo, e di automatizzare, rendere automatico il calcolo, fare di conto, però non erano soddisfacenti. Cioè un calcolatore umano che lavorava sui calcoli era molto più efficiente. Il problema di questa operazione di calcolo qual è? Che l'umano è efficiente finché non è stanco e quindi comincia, diciamo, a fare degli errori. L'abilità, diciamo, del far di calcolo dipende dalla capacità di memoria delle persone, è umana. E quindi riprodurre questa capacità di memoria nelle macchine, negli automatismi, significava riuscire a riprodurre il riporto. Il riporto, cioè passare dalla decina al centinaia e successivamente portare il riporto in cascata. E non era operazione semplice, perché tutte queste macchine hanno in comune il problema che la tecnologia effettivamente dell'epoca non permetteva di avere dei prodotti molto funzionanti, che si innestavano, le ruote che si innestavano in maniera molto precisa. Quindi non c'era precisione nella tecnologia, ma Lorraine Dustin e Matthew Jones hanno sottolineato la presenza di due invece altri problemi che non sono mai stati, diciamo, messi in evidenza dalla storia della tecnologia, e cioè che al di là dei limiti tecnologici c'erano altri due limiti. Il primo era dovuto alla mancanza di comprensione dell'organizzazione del lavoro, un concetto che verrà fuori soltanto con Charles Babbage nell'Ottocento. E cioè l'organizzazione del lavoro significa che quello che era la
pseudo collaborazione che c'era tra il filosofo inventore e l'artigiano doveva essere invece ben scandita. E invece in questo caso i progetti venivano dati sotto forma di disegni agli artigiani e poi gli artigiani, in base alle proprie abilità, in base alle necessità di realizzazione condizionate dalla materia prima, adattavano i progetti dei filosofi e quindi poi alla fine la macchina non rispondeva a quelle che erano state immaginate le funzioni. Il secondo punto è quello che c'era, secondo Matthew Jones, c'era una netta distinzione di competenze. Le competenze teoriche in mano agli inventori filosofi e le competenze pratiche appunto in mano agli artigiani, che in questo periodo si specializzano in maniera molto dettagliata. Secondo Loren Dunston, la presenza di questo gran numero di macchine che però non rispondevano all'efficienza richiesta è dovuta appunto alla mancanza di capacità di coordinamento da parte dell'inventore filosofo dell'attività dell'artigiano con il quale collaborava, perché erano gli artigiani quelli che realizzavano le singole parti in metallo, in legno o in corda. E infatti la macchina di Poleni era fatta di metallo, legno e corda. Mi sono dilungato un attimo su questo punto perché temo di non poterlo poi dire in seguito. Diciamo che la necessità di queste macchine veniva dal fatto che in questo periodo c'è una crescita esponenziale di quantità di calcoli che in tutte le attività bisognava fare. E infatti era diventato un lamento da parte di astronomi, geometri, navigatori e amministratori il fatto che c'erano da fare tanti calcoli. Abbiamo sentito prima che prima di riuscire ad avere il risultato di un'osservazione astronomica bisognava aspettare che finissero le elaborazioni di calcolo. Analogamente, nell'ambito finanziario bisognava prezzare le merci in maniera corretta e soprattutto l'altro ambito, quello di navigazione di cui poi Poleni si occupa, era quello in cui bisognava calcolare esattamente la distanza che una nave doveva percorrere per portare la merce a destinazione. Da questo tempo dipendeva infatti l'accordo economico e questo tempo era condizionato dal fatto che non si riuscivano ad avere degli orologi precisi che lavorassero a bordo delle navi per calcolare esattamente la rotta e quindi calcolare, diciamo, il tempo di navigazione era un fatto molto importante per soprattutto i mercanti veneziani. Qual è l'innovazione che porta, diciamo, Poleni? Poleni, rispetto a Leibniz e a Pascal, che avevano costruito due macchine calcolatrici, la Pascal, una macchina che riusciva a fare le addizioni, ma non le divisioni e la sottrazione, e invece quella di Leibniz che riusciva a fare tutte le quattro operazioni. L'innovazione tecnologica di Poleni è la girandola, cioè un traspositore a denti variabili che era costituito da una ruota liscia con annesso un settore con 9 tasselli mobili. In questa maniera che cosa ottiene? Ottiene prima di tutto la realizzazione di un vantaggio, cioè permette di memorizzare il numeratore senza doverlo reinserire continuamente e reimpostarlo. In questa maniera rende automatica la esecuzione dell'operazione addizione tramite il metodo tramite questa addizione il metodo del complemento riesce a realizzare anche tutte le altre operazioni, cioè anche la sottrazione e la divisione. Il concetto che introduce è appunto questo della ripetitività, cioè ripetendo l'addizione, riducendo tutto alla operazione di addizione che viene automatizzata appunto impostando solo la prima volta il numeratore, riesce a rendere effettivamente il meccanismo automatico. Un altro automatismo che viene introdotto è quello preso dagli orologi a pendolo, cioè l'avvio della macchina. Anziché usare una manovella, usava un contrappeso che
che qui vediamo rappresentato, che era diciamo, agganciato con una corda a un perno che ruotando si portava dietro le ruote dentate e avviava praticamente il funzionamento. In questa maniera la macchina diventa un automa. E a un certo punto c'è una leggenda che dice che nel 1727 Poleni scoprì che seppe che Anton Braun alla corte di Vienna era un ottico, un meccanico ottico, aveva costruito una macchina simile alla sua, funzionante, e che era stata premiata dall'imperatore, mentre la sua era stata scartata. Ora si dice che il primo biografo di Poleni racconta che Poleni, in un impeto, diciamo, di rabbia, distrusse la sua macchina. E così poi questa informazione si è propagata nelle biografie successive senza avere realmente una testimonianza concreta di questa azione. L'azione risulta piuttosto, diciamo, improbabile, data la mite indole di Poleni. Bisogna quindi, in ogni caso, della macchina non si ha più traccia, però diciamo che alcuni hanno cercato di giustificare il fatto che Anton Braun avesse vinto il premio adducendo un motivo politico, e cioè che era un suddito dell'impero e che quindi l'imperatore aveva preferito premiare Anton Braun anziché Poleni, che era invece un cittadino della Repubblica Veneziana. In realtà, andando a osservare il funzionamento della macchina di Anton Braun, si osserva che rispondeva a questi tre valori che cominciamo ad apprendere piede, cioè la semplicità di utilizzo, la dimensione ridotta e la precisione. Quindi rispondeva a quello che all'epoca cominciava a richiedere e che invece la macchina di Poleni non poteva soddisfare, perché era un blocco molto grosso, molto ingombrante, simile a un pendolo, aveva una dimensione grossa, non era tanto semplice da utilizzare, ma soprattutto si limitava alle sole tre cifre. E Poleni in effetti costruì due macchine. La prima con legno morbido non funzionava assolutamente, e lui, dopo essersi applicato a capire quale poteva essere il difetto, riuscì a capire che dipendeva dalla materia prima e la ricostruì con legno duro, ma era sempre, diciamo, molto limitata. Il fallimento, diciamo, di questa invenzione, appunto, secondo Matthew Jones, è riconducibile alla netta suddivisione tra le conoscenze pratiche e quelle tecniche. E cioè, praticamente, Poleni comincia a intuire che deve conoscere meglio, deve metterci le mani nella materializzazione dei suoi disegni, però non arriva a percepire, diciamo, la suddivisione dell'organizzazione del lavoro e dell'organizzazione, la distribuzione delle competenze che poi invece farà Babbage. La macchina di Braun, di Anton Braun, ebbe anch'essa due versioni. Nella versione in cui collaborarono anche, diciamo, ci furono degli interventi di Leopold e Weyring, ci porta a dare valore a questa tesi di Matthew Jones, e cioè il fatto che all'epoca non si riusciva a distinguere qual era il ruolo dell'ideatore vero e proprio e qual era il ruolo dell'artigiano, cioè tutti entravano, diciamo, nella invenzione. Infatti questo è l'esempio classico in cui Leopold aveva tradotto, diciamo, da Poleni l'idea e l'aveva trasferita a Braun, che poi l'aveva fatta applicare all'artigiano Weyring. Diciamo che non fu un vero fallimento, perché grazie ai disegni e alle illustrazioni presenti nel libretto Miscellanea, a distanza di tempo, quindi nel 1727, Jacob Leopold riuscì a ricostruire la macchina, e questi disegni sono arrivati poi addirittura fino al 1800, quando troviamo questa macchina poco nota alla dizionatrice di Didier Roth, che invece è la prima
macchina a essere costruita in serie a basso costo, con un vantaggio di semplicità e di efficienza, perché era molto precisa e fu venduta in serie, fu la prima macchina a essere venduta a un'amministrazione pubblica. In realtà di questa macchina si ha poca notizia, perché l'inventore di Diderot era in realtà un medico e non un matematico. Sempre le stesse illustrazioni servirono successivamente, addirittura ci portano agli inizi del Novecento, sia le invenzioni di Leibniz che quelle di Polanyi sono state una scia di idee portate avanti. E poi nel Novecento è stata ricostruita la macchina al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica di Milano e adesso ci stanno lavorando. E grazie alla collaborazione dell'IBM fu finanziata la ricostruzione. Non va avanti? Ah sì. E in conclusione, questo, i due motivi reali non furono, diciamo, la rabbia nei confronti della macchina di Brown, ma appunto la mancanza in quel periodo di capacità di capire che bisognava organizzare il lavoro e distribuire le conoscenze. Vi avevo portato questo. Sì, sì, è concluso. E vi ho portato solo questa, giusto da far vedere come funzionava un modellino di nave, perché poi lui si interessa della navigazione e si interessa ai modellini di navi che venivano costruiti come degli automi. Se si può andare un po' più avanti, verso la metà, sì. E si vedono, diciamo, l'interno di questi, ecco, l'interno delle ruote dentate. E questi erano gli automi dell'epoca. Allora. Ringraziamo Benedetta e procediamo con il prossimo intervento. Abbiamo un'inversione, abbiamo Mauro Gargano con Celestino Galiani.